Sabato 19 giugno. Luca 12, 1-8. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù cominciò a dire anzitutto ai Suoi discepoli: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio». Con questo brano di Luca, ancora una volta siamo trascinati nella prospettiva di Dio, la prospettiva di un amore che è sconfinato. Un amore sconfinato, ma per il quale nulla è insignificante. Cioè, 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nessuno di essi è dimenticato davanti a Dio. È un amore sconfinato, ma che ha una predilezione particolare per una delle sue creature, che è appunto l'uomo. Tutti i capelli del vostro capo sono contati. Quindi è un amore nei confronti degli uomini che è minuzioso, possiamo dire. L'altra immagine ci viene dall'ultimo versetto di questo brano ed è un versetto dal quale arriva questo squarcio sull'eternità. È come se questo versetto ci chiamasse a rinnovare la nostra tensione interiore verso l'eterno. Dice Gesù che il Figlio dell'uomo riconoscerà i suoi discepoli davanti agli angeli di Dio. Bellissima questa immagine. Quindi dal Vangelo di oggi noi portiamo con noi queste 2 immagini. Una, quella dell'amore minuzioso di Dio, dell'amore di Dio quotidiano nei confronti di ciascuno di noi. E l'altra immagine è l'invito a mantenere lo sguardo sempre sulla meta finale, sull'eternità, dove appunto ci sarà Dio ad accoglierci davanti ai Suoi angeli. Buon cammino a tutti.